Oggi la Giunta ha approvato una delibera riguardante il complesso dell'ES Clarisse a Boccaleone, con una delibera che prevede di avanzare una proposta irrevocabile d'acquisto per un valore di 250.000 euro su quel complesso che sappiamo è stato oggetto in questi anni di una condizione di sempre maggior deterioramento, di degrado, con delle conseguenze che hanno pesato anche sul quartiere di Boccaleone. È un edificio che, come sappiamo, è stato oggetto anche di una serie in questi ultimi 6 anni di tentativi di aste che sono andate deserto. Tuttora è ancora aperto una procedura di asta e di cessione dell'immobile per un valore superiore che si dovrà concludere a giorni. Qualora l'asta si concluderà positivamente, avremo finalmente un interlocutore con cui confrontarci come amministrazione per valutare le prospettive future di riconversione di questo edificio. Se così non sarà, l'amministrazione avanza una sua proposta, che è quella appunto di acquisire l'area per procedere poi alla demolizione dell'intero fabbricato, demandando a una seconda fase poi le valutazioni sul futuro e sul destino futuro di quest'area. È una novità, la prima volta che l'amministrazione comunale di Bergamo partecipa a un'asta. Credo che sia uno dei tanti modi con cui l'amministrazione sta intervenendo sul tema della riqualificazione urbana e delle trasformazioni dei molti aree edifici dismessi che producono, sappiamo, delle conseguenze pesanti anche su molti quartieri. Questa è una modalità, è uno strumento con cui riteniamo di dover agire e per rispondere, diciamo, alle finalità pubbliche che sono proprie di un'amministrazione locale.